Bentrovati al terzo video tutorial dedicato a Microsoft Flight Simulator. Nella scorsa lezione abbiamo visto le opzioni generali del gioco, oggi vedremo i controlli, ovvero come si configura un joystick per giocare con Microsoft Flight Simulator. Lo abbiamo già detto nella scorsa lezione e lo ripetiamo, è importante avere un joystick per poter simulare al meglio quello che accade all'interno di una cabina di pilotaggio. È possibile utilizzare solo il mouse e la tastiera? Sì, ma questo chiaramente va a scapito della simulazione, quindi il mio consiglio è di acquistare per poche decine di euro un joystick anche base da poter utilizzare con Fly Simulator. Come funziona la gestione dei controlli? Come si configura un joystick? Beh, facciamo una cosa, intanto torniamo all'inizio del gioco e impostiamo su no per il momento. E questa è la home page. Andiamo su opzioni e poi andiamo, come abbiamo visto, nella tab opzioni di controllo, ok? Opzioni controlli, ok? Sto ancora mantenendo le voci in italiano, anche se io ho consigliato e consiglio di impostare il gioco in inglese, perché tanti termini aeronautici utilizzati anche sui forum sono in inglese. Come funziona questa sezione? Beh, è molto intuitiva in realtà. Qui avete l'elenco di tutte le varie funzioni, dei vari comandi. E potete espanderli, per esempio questa è la sezione dedicata alla telecamera del drone, per esempio. Qui avete sulla sinistra le singole possibilità, i singoli comandi, le singole operazioni che potete fare. Sulla destra invece avete il tasto di scelta rapida assegnato. Oh, io consiglio, per quanto riguarda la tastiera, di utilizzare già quelli presenti di default, e se volete sapere come si fa qualcosa sulla tastiera, beh, è inutile che lo stiamo a vedere qui adesso, funzione per funzione. Fatelo voi, per esempio, per poter attivare muoversi con il drone quando si è in uno scenario, lo vedremo più avanti, dall'alto in basso, bisogna utilizzare la combinazione di tasti CTRL più la barra spaziatrice, ok? Se volete, non so, traslare il drone verso l'alto, utilizzeremo il tasto R. Se vogliamo utilizzare la funzione traslare il drone verso il basso, utilizzeremo il tasto F. Ovviamente possiamo personalizzare questi comandi, assolutamente sì, basta cliccare sul nome del tasto, in questo caso la F, e possiamo scegliere quale tasto utilizzare quale comando vogliamo che venga attivato, ma lo vedremo tra un secondo quando configureremo il joystick. È possibile sulla sinistra cercare una funzione, per esempio se io cercassi adesso la parola flap non troverei nulla, forse. Infatti, questo è quello che vi dicevo, no? Se vogliamo modificare il modo in cui vogliamo modificare il tasto per aprire, estendere o ritrarre i flap, noi scriviamo flap e non troviamo nulla. Se troviamo ipersostentatori, eccoli qua. Eccoli qua, ipersostentatori, sono i flap. Ecco perché io vi dicevo che il gioco in inglese è meglio, perché flap lo conosciamo tutti, ipersostentatori non è sbagliata come traduzione, ma è meno utilizzata. Ecco, qui per esempio vediamo che se vogliamo ridurre gli ipersostentatori, quindi i flap, della cappottatura, credo che siano quelli principali, la combinazione di tasti è maiuscolo CTRL C. Eccetera eccetera, potremmo scegliere avvio, vediamo se troviamo qualcosa con avvio. Sì, avvio, magneti, questa è la combinazione di tasti da utilizzare. C'è anche la possibilità di avviare automaticamente il motore con la combinazione di tasti CTRL E. Non vado troppo nel dettaglio per il momento, adesso mi interessa solo mostrarvi come con questo menu di sinistra sia possibile scegliere una funzione e vedere quale tasto di scelta rapida è assegnato. Possiamo anche fare un filtraggio per comando, per esempio abbiamo visto che i tasti CTRL E sono i tasti che avviano il motore, ma se noi non sapessimo cosa fanno questi due tasti e volessimo sapere quale funzione è associata alla combinazione CTRL E, selezioniamo quest'area e andiamo a cercare CTRL E e vediamo quali sono i tasti o quali sono le funzioni assegnate ai tasti. In questo caso CTRL E è assegnato. La combinazione è assegnata all'avvio automatica del motore. E qui poi abbiamo la possibilità di filtrare i vari comandi in maniera tale che possiamo visualizzarli tutti. Se non trovate un comando in questo elenco lunghissimo, assicuratevi che questa voce sia impostata su tutto.
Oppure possiamo per esempio vedere soltanto i comandi fondamentali e non vedere proprio tutto, 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 tutto. C'è questo poi bottone che espande tutti i menu o li contrae. Ok? Stessa cosa per il mouse, anche se il mouse diciamo ha meno cose, ovviamente, no? Perché ha meno pulsanti, ha meno bottoni. Vi dicevo che è importante avere un joystick. Come funziona la gestione del joystick? Beh, allora, innanzitutto dovete collegarlo al vostro computer. Io qui ho il mio joystick, lo vado ad inserire nella presa USB e lo vado ad attivare. Guardate cosa accade. Il computer automaticamente rileva il mouse, il joystick e lo aggiunge a questa schermata. Quindi abbiamo la tastiera, il mouse e in questo caso il T-Fly HOTAS X, che è il joystick che in questo momento ho io. In basso trovate anche, questo vale anche per il mouse e la tastiera, dei preset, ok? Quindi in questo caso sono i preset predefiniti da Microsoft Flight Simulator per il mio joystick. Ma se io vado a sinistra, per esempio, vedrò che c'è già un preset pronto per il mio joystick, quindi teoricamente non devo fare nulla, è tutto già configurato. Però, per esempio, se io volessi impostare, non so, il carrello, okay? L'estensione del carrello per atterrare, posso andare a scegliere, posso andare ad indicare a Flight Simulator quale tasto del mio joystick voglio assegnare all'estensione del carrello, per esempio. Quindi cerco la parola carrello, eccolo qua, e noi notiamo per esempio che attiva e disattiva il carrello di atterraggio, io già l'ho impostato sul tasto 5 del mio joystick. Volessi modificare questa opzione, vado qui, con la lente di ingrandimento selezionata clicco e posso andare a premere in questo momento un qualunque tasto del mio joystick, per esempio. Posso farvelo vedere? Premo un qualunque tasto. Ecco qua, il tasto 2, per esempio. E a questo tasto 2 andrò ad assegnare la funzione per attivare e disattivare il carrello. Ok, confermo. E qui ci sarà un check. Se il tasto 2 non è ancora stato selezionato, chiaramente qui mi verrà indicato e mi verrà detto: occhio, attenzione che il tasto 2 è già stato selezionato. Altrimenti, se non ci sono conflitti, ovviamente il tasto viene assegnato. Noi possiamo assegnare più funzioni ad uno stesso tasto, ovviamente è sconsigliabile perché se stiamo volando e allo stesso tasto abbiamo impostato la funzione per retrarre i flap e per estendere il carrello. Quando stiamo per atterrare, premiamo il tasto 2, per esempio, e automaticamente verranno estese le ruote e retratti i flap. Questo ci porterà a non atterrare sostanzialmente, a schiantarci. Quindi il consiglio chiaramente è di avere un tasto per ogni funzione. Facciamo un esempio: ipotizziamo che io abbia intenzione di applicare sempre il tasto 2 a un'altra funzione. Ripremo il tasto 2 e ecco, questo è l'avviso di cui vi dicevo. È già in uso da un'altra parte, vuoi vincolarlo comunque? E noi possiamo scegliere se utilizzare il tasto 2 anche per la funzione attiva, disattiva, manopola d'emergenza, oppure no. Il mio consiglio, come vi dicevo, è di impostare un tasto per ogni funzione. In basso troverete la voce API Manager predefinito. Qui noi possiamo andare a salvare un nostro preset. Se per esempio stiamo volando con un Cessna e non so, possiamo volare anche con un Airbus, no? Magari il Cessna e l'Airbus hanno dei comandi differenti, quindi potremmo voler utilizzare una mappatura di comandi differenti per i due aerei. Noi possiamo personalizzare appunto questa mappatura scegliendo dei profili. Quindi per esempio questa era il profilo attuale, ovvero quello di default del mio joystick. Ma se io cliccassi sul tastino più, posso andare a creare un nuovo profilo, per esempio profilo Airbus. Quindi vado a dare un nome, ok? Oppure profilo volo di linea e clicco su OK. Ho creato un nuovo preset, o meglio, sì, un nuovo preset chiamato appunto volo di linea. E io qui posso impostare, ad esempio,
l'attivazione e la disattivazione del carrello a un altro tasto che non è magari il tasto 2, magari è il tasto 1. Ok, confermo. E olè. Chiaramente adesso avrò due preset, avrò il predefinito, chiaramente devo salvare. Ah, se voglio cambiare profilo, sì. Chiaramente abbiamo il predefinito che abbiamo. Abbiamo. Ok, questo è il mio profilo di volo di linea. E poi abbiamo invece il tasto 5 assegnato per il carrello nel profilo del mio joystick. Più andrete avanti con il gioco, e più avrete l'esigenza di assegnare delle funzioni ai tasti magari del vostro joystick e personalizzare così la vostra esperienza di volo. Se per esempio avete un joystick che ha sia la possibilità di controllare la cloche, sia la possibilità di controllare i motori, e il joystick ha tanti bottoncini, potreste magari voler mettere l'estensione dei flap vicino ai comandi del motore e magari tenere, non so, la gestione del trim, vedremo più avanti che cos'è, sul joystick principale che controlla la cloche. Ecco, sto dicendo cose che per chi non ha mai volato sono ostrogoto, ma non vi preoccupate, per il momento prendete nota, ok? Provate, fate delle prove, se avete dubbi scrivete nei commenti e cercheremo di aiutarvi, io e tutti coloro che chiaramente vorranno dare il proprio contributo. Oh, non dimenticate che quando avete deciso, avete finito con la vostra configurazione, dovete cliccare sul bottone applica e salva, altrimenti se uscite, nulla di quello che avete fatto verrà salvato. Torniamo indietro. Se non avete salvato, vedete comunque c'è un avviso che vi chiede se volete applicare oppure no. In questo caso io non applico nulla e torniamo al menu principale. Nel prossimo video tutorial vedremo rapidamente come funzionano le opzioni di assistenza. Sono delle opzioni in realtà che potete anche sorvolare se siete ai primi passi. Però diciamo qui forse è il caso di mettere mano. Nel caso voi non abbiate mai volato con un aereo in vita vostra, perché da qui noi potremo andare ad impostare tutto in maniera che il volo sia semplice per le prime volte almeno. Poi quando diventerete bravi possiamo alzare i livelli e rendere tutto super realistico, ma ne parleremo meglio nel prossimo video tutorial. Se non vi siete registrati a questo canale YouTube, fatelo, per voi è solo un piccolo click del resto, e invece per me è molto importante. Se poi siete interessati ai contenuti di questo canale YouTube, accendete le notifiche. E buona giornata. Grazie, al prossimo video tutorial. Ciao.